Buonasera da Chiedilo al Sindaco, il nostro appuntamento del lunedì sera, come sempre in compagnia del Sindaco Matteo Biffoni. Buonasera. Buonasera Sindaco, che ci ospita qui nel suo ufficio in Palazzo Comunale. Ovviamente lo sapete, domande, richieste, suggerimenti sempre a Chiedilo al Sindaco, @comune.prato.it, quindi vi aspettiamo. Partiamo dall'argomento neve. Allerta neve, primi fiocchi in città, una situazione insomma su cui si monitora costantemente in maniera attenta, e purtroppo anche il dispiacere per alcune fake news che sono state immesse sulla rete, su WhatsApp. Allora, mettiamo in fila le cose. Sì, anche perché sono arrivati, sono un visibilio di domande. Lo dico così, anche sui social, lo dico così, io non voglio mancare di rispetto a nessuno, ragazzi. La prima diciamo, parlo ai ragazzi, soprattutto mi scrivono su Instagram, è che veramente in certi momenti arrivano 100, 150, anche 200 domande tutte insieme. Io non sempre riesco, diciamo, a rispondere. Esatto. Il tutto nasceva dal fatto, ieri effettivamente nevicava, arrivava questi fiocchi, noi abbiamo ovviamente immediatamente attivato la protezione per capire quella era la situazione, abbiamo visto che non c'erano pericoli particolari, anche perché la temperatura è piuttosto alta, insomma, che come invece è successo per esempio l'anno scorso, la neve attaccasse, quindi molto tranquillamente abbiamo lasciato andare ordinariamente, pur controllando la situazione, che tutto avvenisse. A un certo punto si è diffusa questa falsa notizia, questa bufala, questa fake news, ora va di moda, della pagina del Comune di Prato Contraffatta, che invece annunciava la chiusura delle scuole. Ora io, ragazzi, capisco il divertimento, le risate, tutto quello che è, però diciamo un conto è finché la si prende sui ridere. Io ogni tanto mi sono permesso, non voglio mancare, ripeto, rispetto a nessuno, di dire ai ragazzi: mi scrivono, studia perché domani bisogna andare a scuola. È un modo anche per sdrammatizzare, vorrei dire, qualcuno si rivolge anche in maniera spiritosa, c'è anche qualche maleducato, ma lasciamo stare. Così no, però lo dico all'autore del fatto, e lo dico perché quello è un sistema di protezione civile. Ora lasciamo stare il caso, già anche la chiusura delle scuole può mandare in tilt l'organizzazione delle famiglie, i genitori che lavorano, nonni, tate, asili, insomma diventa veramente un macello, ragazzi, così si rischia. Siamo preoccupati anche perché se questo buon tempone, per non dire di peggio, dovesse decidere di fare lo spiritoso anche in momenti invece più complicati, cioè quando effettivamente il sistema d'emergenza dovesse scattare in maniera pesante, ecco, sì, si rischia di farsi del male. L'idea è quella di comunque di denunciare tutto all'autorità, perché così non funziona. Noi siamo disponibili allo scherzo, al gioco, ripeto, sui miei social, non è un problema più di tanto, finché è una cosa, come dire, che rimane circoscritta nell'ambito del privato, diciamo. Quando ci si mette mano invece agli organi di comunicazione ufficiale, questa cosa ci preoccupa, perché ripeto, fin tanto si riesce a gestire bene, ma quando si inizia a spargere poi tutto con i social è un attimo, veramente i ragazzi sono più abituati di noi probabilmente a utilizzarlo, è una macchia d'olio inarrestabile, si rischia veramente di farci del male. E non ce lo possiamo permettere, in particolare appunto, Dio voglia e non serva mai. Guardate, speriamo non serva mai, speriamo sia una preoccupazione inutile, però potrebbe capitare, basta una volta e ci sia qualcuno e poi si diverte a fare queste robe, quando invece ce n'è bisogno, che c'è il rischio che qualcuno si faccia male. Perciò su questo saremo sempre canale ufficiale. Guardate, noi abbiamo il sistema di protezione quando abbiamo le allerte anche deboli che si attiva, siamo pronti a partire, siamo pronti a monitorare, se mai dovesse servire che si chiude, ragazzi, siamo primi a chiudere, perché non voglio, io il sindaco ne risponde direttamente, perciò figuriamoci, ma chiaramente finché le condizioni non ci sono ci mancherebbe altro, perciò affidatevi solo ai canali ufficiali, alle comunicazioni ufficiali, a quelle che è il sito del Comune di Prato e in particolare della Protezione Civile, e agli annunci ufficiali, se serve partirà l'alert o la telefonata a casa e tutto quello che è. Però mi raccomando, perché insomma tutto c'è un limite. Per ora, ecco, colgo l'occasione, diciamo, per ora in questi giorni la situazione, ecco l'avete visto. Al momento non ci sono segnalazioni di criticità particolari, però come sapete, insomma, il tempo evolve in maniera piuttosto rapida, la situazione meteorologica evolve rapidamente. Ad oggi, fino a poche ore fa, la situazione era assolutamente sotto controllo, fa freddo, ma niente di più.
Bene, cambiamo argomento e parliamo invece di sociale, perché Save the Children, importantissima organizzazione, ha deciso di aprire proprio in città e in particolare in uno dei luoghi più significativi, vorrei dire della nostra città, cioè il Macrolotto Zero, perché esatto. Porta con sé una serie di fenomeni e anche di aspetti importanti da affrontare, un punto di ascolto e un punto anche di sensibilizzazione e sostegno. Il cosiddetto punto luce, noi ne siamo grandemente orgogliosi, ora che lo possiamo dire. Siamo felici perché punto luce di Save the Child, che è Save the Child penso più o meno tutti si sa, è la più importante associazione al mondo, fra le più importanti, insieme all'UNICEF, insomma sono attenti a queste grandi che si occupano di bambini, di famiglie e di bambini, vorrei dire questo. Noi li abbiamo intercettati, io li ho conosciuti col mio ruolo nazionale in ANCI, lì abbiamo parlato, mi invitarono a partecipare a un evento a Milano, ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, vorrei dire, e gli ho raccontato un po' delle nostre peculiarità. Loro sono venuti a Prato, hanno fatto i sopralluoghi, hanno visto la vitalità, la contemporaneità, cioè opportunità e difficoltà di una realtà come la nostra, e hanno deciso di fare uno degli investimenti, uno dei pochi investimenti italiani, appunto di aprire quelli che loro chiamano un punto luce, uno spazio che è una via di mezzo fra una ludoteca, una biblioteca, uno spazio sociale, un luogo di incontro, e loro lo portano dove la contaminazione, dove la difficoltà è un po' più aspra, più sentita, in questo caso via Pistoiese, proprio nel cuore del Marlotto Zero, di fronte al Circolo Curiel per Calvicio, proprio di là dalla strada. Ovviamente un punto a disposizione non solo della comunità, di tutti, anzi e soprattutto delle mamme, di tutti coloro che vivono lì, di bambini, perché loro ovviamente vogliono che ci sia questo confronto, questa capacità di ascolto, di relazione, insomma è un, coloro utilizzano dei professionisti di straordinario livello, insomma è proprio un punto che prova a darci un'ulteriore opportunità rispetto al tanto che viene fatto nelle scuole, al tanto che viene fatto nelle società sportive, nelle associazioni di volontariato, nelle parrocchie, nei catechismi, insomma con tutto quello che c'è si aggiunge questo ulteriore strumento, fra l'altro molto bello, molto organizzato, arredato da un noto colosso svedese di arredamento con cui abbiamo parlato per vedere se riusciamo a mettere in piedi altri progetti, altre idee che insomma stanno bollendo. Questo per noi è davvero un punto d'orgoglio, perché insomma il fatto che si siano convinti a venire a investire a Prato è una bella cosa. Bambini, ragazzi, adolescenti, purtroppo parliamo spesso di abbandono scolastico, un fenomeno che riguarda non solo a Prato i ragazzi stranieri ma anche tanti ragazzi italiani, e inevitabile fare riferimento alla classifica del Sole 24 Ore che ci vede penultimi in Italia appunto per numero di laureati ed un bassissimo un posizionamento anche per numero di librerie. Ora, allora, io faccio una premessa, guardate. Io queste classifiche non le capisco più. All'inizio, primi anni, un po' mi preoccupavo. Ecco, però veramente sono difficilmente comprensibili, lo dico onestamente, perché fanno fotografie e sono l'una all'esatto opposto all'altra, ma magari ne parliamo. Un dato c'è, quello dell'abbandono scolastico. Stiamo migliorando, devo dire, quando facevo il vecchio mestiere presidente della provincia, io ho visto i numeri, stavo fatto un lavoro specifico perché i numeri erano molto alti, abbiamo migliorato di circa, se non ricordo male, lo scorso anno eravamo intorno al 14%, ma nonostante questo c'è un numero di abbandono scolastico ancora molto molto alto, anche perché devo dire la verità, le nostre scuole sono molto puntuali, sono molto presenti, fanno un lavoro veramente di andare a cercare famiglia per famiglia quello che accade, quindi c'è un monitoraggio molto profondo, e sul numero di laureati lo sappiamo. Prato ha una tradizione storica che nasce dall'idea che, voi pensate fino a un po' di anni fa, quello che significava, quando Prato era Prato, prima del momento della crisi, cosa significava uscire da certe scuole, penso a uscire dal Buzzi, da Gomari, insomma da altre scuole. Tu uscivi, avevi il posto di lavoro, molto spesso dopo poche settimane eri già pronto e operativo, con stipendi importanti e con la prospettiva di lavorare in quelle aziende per tutta la vita. È un po' la discussione che facciamo spesso, questo l'abbiamo perso nel corso degli anni, è stato un po' il grande contraccolpo che questa città ha subito, e quindi con tutta la tensione questo si porta dietro, perché effettivamente non è più così adesso, è molto diverso, anche se ci sono scuole, penso per esempio di nuovo al Buzzi, che forniscono ottime possibilità di lavoro al momento del diploma.
ma che è chiaro che quindi comportano il fatto che c'è stata una tradizione antica di un numero di laureati che non era lo stesso delle altre città, perché qui si poteva tranquillamente andare a lavorare e avere delle grandi soddisfazioni proprio dal punto di vista anche non solo dell'opportunità di lavoro ma anche reddituale. E questo ha comportato una dinamica molto particolare nella nostra città, in parte sta cambiando, ma certo per recuperare ci vorrà tempo e quando fai queste classifiche questo indubbiamente incide. Formazione, diciamo, a parte, o meglio, uno degli indicatori che poi concorrono a formare la classifica generale, che ci vede perdere 17 posizioni, 55esimi a livello nazionale. Le domando anche in maniera un po' provocatoria: si vive peggio a Prato, sindaco? Ma no, cioè, a me sembra di no, lo dico onestamente, perché per esempio in questa classifica miglioriamo di 13 posizioni il livello dei reati, quindi dovrei dire c'è meno reati in città, allora forse si sta meglio. Però per esempio io non riesco a capire esattamente come le fanno. Eravamo l'anno scorso, abbiamo guadagnato 14 posizioni se non ricordo male e le abbiamo riperse tutte quest'anno, ma passiamo per esempio nell'ambiente. Ora io non riesco a capire, eravamo 13esimi, qualcosa del genere l'anno scorso, ora siamo 50 e rottiesimi. Ora io capisco perdere qualche posizione perché magari un giardino meno, un giardino più, però così diventa complicato. Oppure non riesci a capire, per esempio, il dato dell'abbandono scolastico, sono dati, è vero, però tu calcola anche la nostra dinamica particolare di una comunità, penso a quella cinese, che ha delle particolarità, delle peculiarità tutte speciali, cioè è molto complesso. Anche qui dice si vive peggio a Prato. No, perché nel frattempo sempre in quella classifica l'aspettativa di vita più alta, cioè le condizioni migliori di vita sono, noi siamo terzi, 84 anni. Sì, 84 anni, credo prima di noi c'è Firenze e pochi altri, cioè siamo piuttosto in alto, come, quindi diciamo, francamente sono difficili. Qualche settimana fa è uscita quella di Italia Oggi, insomma del concorrente del Sole, se voi prendete i parametri, anche quelli per quelli possibili paragonabili, dicono cose diverse, quindi danno anche risposte diverse. Io faccio fatica e quindi nel bene e nel male ho deciso di prenderne atto come spunti, come punti di riferimento, come idee, ma è difficile. Nella scorsa volta il sindaco di Firenze contestò, date la mano anche noi se guardiamo certi dati e non ci tornano, lo dico molto onestamente, lo dico con grande rispetto, non ci tornano con quelli che sono i dati che abbiamo noi a disposizione. Però detto questo, prendiamole per come sono, dai, come abbiamo sempre detto, uno spunto di lavoro, un'indicazione di massima. Chi vive meglio o peggio lo vive quotidianamente, lo sente tutti i giorni, non credo ci sia bisogno che qualcuno ti dica quello che sta accadendo. Sono parametri di massima su cui tu puoi fare un ragionamento, anche perché, anche lì, lo dicevo anche l'altra volta, Legambiente non più di un paio di mesi fa ci ha premiato come messo fra le scuole migliori d'Italia, quindi dati diversi, insomma è veramente difficile leggerle. Detto questo, sono uno spunto, andiamo avanti e la gente quotidianamente valuta come sta, qual è la sua qualità di vita, eccetera, eccetera. Chiudiamo facendo gli auguri allora di Natale ai nostri telespettatori. E vediamo qui anche un bambino Gesù. Sì, fatemi ringraziare i ragazzi del catechismo, dei catechismi della città che mi hanno portato appunto il bambinello, è qui nel mio ufficio, anzi colgo l'occasione per chi viene in centro, diciamo, per andare a presepiando, a votare, c'è tempo fino al 6 di gennaio con i presepi organizzati, fatti e pensati dai catechismi della città, si può votare, i primi saranno premiati dal Vescovo Agostinelli durante proprio la messa del 6 di gennaio. E con l'occasione, insomma, va bene, noi ovviamente io auguro davvero alla nostra città un Natale tranquillo e passarlo con chi vi fa stare bene, la famiglia, gli amici, gli affetti, con chi avete desiderio di passarlo per davvero, in modo che possiate davvero avere delle festività veramente tranquille e felici. Venite in centro, frequentate i nostri paesi, le nostre periferie, insomma c'è tante cose, tanti eventi, tanti momenti. Vogliate sempre bene la nostra città. Noi, se c'è qualcosa, anche la critica, l'osservazione per migliorarla, siamo assolutamente disponibili, però vogliate bene a questa straordinaria città che, come dire, è fantastica dal punto di vista proprio della sua vitalità
nei pregi, nei difetti, nelle difficoltà, nelle opportunità, ma questo siamo. E davvero tanti auguri Prato. Tanti auguri anche a lei. Grazie mille, grazie. Grazie, grazie anche a tutti voi, anche a tutta la comunità di TV Prato. Grazie mille, ci rivediamo prossimamente, sempre di lunedì sera con Chiedilo al Sindaco. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. E vi lasciamo agli appuntamenti della nostra rete. Buona serata.